Buongiorno ragazzi, bentornati al canale. Come sempre giù di Muscoli a Vita e oggi sarà un video un pochino diverso perché mi è arrivato un messaggio da uno di voi, in realtà non so chi, però mi è arrivato un messaggio che mi ha fatto molto riflettere. Ho deciso, veramente mi ha fatto pensare tantissimo, ho deciso di condividere con voi quello che penso. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate anche voi, ascoltate un attimo. Il messaggio è: ti ammiro tantissimo per la persona onesta e vera che sei. Secondo me tutte quelle cose che leggi di guide, diete, proteine, tutta quella roba lì, le puoi anche seguire, ma se non sei per me, non hai muscoli te, perché non sei destinato ad averli e puoi seguire le peggio dritte dei bodybuilder, ma se non sei destinato ad averli, è inutile che segui tutto quello che vuoi. Questo era in breve il messaggio, ovvero penso che guardando te, guardando il tuo fisico, ti stai allenando da 2 anni e passa, non hai il fisico da bodybuilder e quindi secondo me devi smettere di lavorare perché tanto non ci arriverai mai. Mi ha fatto veramente riflettere tanto, perché effettivamente io mi sto allenando da tanto tempo. Ho buttato via quei 2 o 3 anni iniziali della mia carriera, così dire, di fitness, seguendo le cavolate che leggevo nei bodybuilding forum, pensando in realtà di star capendo tutti i segreti del fitness, del bodybuilding, però in realtà mi stavo semplicemente perdendo in cose che magari sì, fanno bene a chiunque faccia uso di steroidi, ma a noi natural non va bene. Quindi questo messaggio, quello che sta dicendo, è che tu non stai ottenendo i risultati, stai facendo tutto perfettamente, secondo me devi lasciar perdere perché tanto non arriverai mai, non raggiungerai mai il fisico che vuoi ottenere. Mi ha fatto molto pensare, perché ovviamente se voi mi seguite vedete che i miei progressi sono abbastanza lenti. Quello che dimostro in telecamera, voi state vedendo che sto progredendo sì col carico, però non c'è quell'impressione di wow, guarda lì che ha trasformato il suo fisico. Ci pensate? Io non ho una genetica ottimale per il bodybuilding. Che cosa vuol dire? Io da piccolo ero abbastanza cicciottino, anzi ero un cubo, come mi aveva detto la mia nutrizionista al tempo, ero 1,52 per 52 kg. Questo ero io a 14-15 anni. Quindi è ovvio che io la genetica prima non ce l'avevo, non ho quella genetica per fare il bodybuilder. In secondo luogo ci ho pensato veramente tanto, era il fatto che ad esempio voi, se vedete, ognuno di noi ha del grasso in diverse parti del corpo e io ad esempio ce n'ho tanto sulle braccia. Seconda cosa, la genetica, come genetica proprio, le inserzioni del mio muscolo sono diverse rispetto a tutti gli altri. Ad esempio, uno che arriva sul canale dice: ah, ma questo c'ha delle braccine, è un secco di merda. Poi in realtà, se misuriamo le mie braccia, che comunque come vedete non è che non sono grosse, non sono piccole, ma se le misurate, finisce che sono sui 39-40 cm, quindi sono uguali ad esempio a quelle di Oliver Montana che ho visto un video recente, si era appena misurato. Però quelle di Oliver Montana sono esplosive. Esplodono dalla maglietta. Le mie diresti che se sono normale così, ah, ma questo va in palestra o non va in palestra? E quindi questo mi ha fatto pensare, c'è chi ha una genetica e un'impronta che è giusta per il bodybuilding e quindi è più facile che risalta i muscoli, queste sono le inserzioni muscolari oppure dove hanno lo storage di body fat, ad esempio lui in questo momento sta a dieta, quindi ha delle braccia veramente indefinite, però anch'io quando vado in definizione le braccia rimangono sempre piuttosto cicciotte. Quindi ho pensato a questo e poi ho pensato alla seconda parte del messaggio, che era: secondo me dovresti lasciar perdere perché non fa per te. Allora, questo mi ha fatto riflettere tantissimo e invece io sono arrivato alla conclusione opposta. Proprio perché non ho la genetica necessaria, è per questo che io voglio lavorare, è per questo che io voglio raggiungere il mio fisico. Perché se io ci credo e ci lavoro giorno per giorno, non è il fatto di arrivare a ottenere quel fisico, è il fatto della persona e di come sei cambiato e di come è cambiata la tua mentalità durante questo processo. Se vedi una foto mia di 3 anni fa, io sono migliorato tantissimo rispetto a 3 anni fa. E la persona che sono diventato oggi rispetto alla persona che ero 3 anni fa è una persona molto più cosciente, molto più confident, molto più bene con se stessa, e io ho lavorato duramente per ottenere questa condizione. È vero, magari i progressi sono più lenti che magari per un altro. Io l'ho sempre detto, se voi siete principiante e iniziate oggi, seguendo le cose che vi dico io, seguendo uno dei miei programmi, contando le calorie, eccetera, eccetera, voi in un anno fate quei newbie gains che arrivate al mio livello se non superiore. Io purtroppo l'ho buttato via perché mangiavo zero carboidrati per i primi 2 anni di palestra perché avevo paura che sarei diventato ciccione, quindi stavo facendo delle cose controproducenti. Quindi era la mancanza di informazione, la mancanza di genetica, però quello che non mancherà mai, l'unica variabile che posso controllare io e che potete controllare anche voi se siete come me, è il duro lavoro, la costanza, la determinazione, la forza di volontà che ci mettete.
mettete. Siamo in condizioni peggiori, ma questo non ci può defer, questo non ci può tenere giù. Dobbiamo lavorare il doppio, il triplo di tutti gli altri per ottenere quello che vogliamo veramente ottenere. Niente di facile è stato ottenuto in un giorno. Nessuna persona di successo è diventato e ha fatto successo facilmente senza lavorare. No, dovete lavorare, dovete applicarvi. Per questo tanta gente che magari naturalmente ha una buona genetica non si spinge così tanto e non arriverà mai a dei risultati incredibili, oppure non saranno mai interessati nella palestra. Se noi siamo interessati nella palestra, per quale motivo? Perché ovviamente non siamo felici con il nostro fisico. Abbiamo visto altre persone, ce l'abbiamo tutti, un amico che mangia quello che vuole, spazzatura e avrà comunque gli addominali. Noi non siamo così. O la maggior parte di noi che vediamo i canali fitness non siamo così. E quindi per me dobbiamo metterci dentro il doppio, il triplo del lavoro e non dobbiamo pensare agli altri. Ad esempio questo qui che mi ha mandato un messaggio ha detto sì, sei una persona onesta, sincera, bla bla bla, però non fa per te, quindi non capisco perché lo fai. No, anzi, lo faccio anche il doppio, lo faccio anche il triplo. Io voglio essere una persona, un punto di riferimento per voi. Non sono arrivato, non ho ancora fatto niente, non sono un bodybuilder. Io vi voglio far vedere che col duro lavoro, il sacrificio, sia nel fitness, nel campo della dieta, nel campo dell'allenamento, che nel campo della vita potete ottenere successo e potete ottenere quello che volete voi. Ovviamente è un processo passo per passo, passerà tempo, ma è un processo in cui voi non dovete paragonarvi a nessun altro, perché ognuno di noi ha una genetica diversa, ha delle inserzioni diverse, è fatto e portato per questa attività e non è fatto e portato per quest'altra attività, ma non possiamo perderci in questi paragoni con altra gente. Dobbiamo focalizzarci su noi stessi, vedere, ok, io di oggi sono meglio di io di 2 anni fa. E se la risposta è sì, vuol dire che voi in questo processo, in questo tempo, siete cresciuti come persona, siete cresciuti come fisico, siete cresciuti come mente, come psicologia. Ed è questa la cosa importante. Per questo il canale si chiama Muscoli a Vita e si potrebbe chiamare Muscoli e Vita. Perché per me non è un fatto di muscoli. Io so che magari non arriverò mai e non raggiungerò mai un fisico come magari quelli che vedete in copertina, però voglio raggiungere un miglior fisico, un fisico di cui sono felice io. Sono io che mi pongo i miei limiti e sono io che sono consapevole che se non ci metto dentro del duro lavoro non ci raggiungerò mai, non li raggiungerò mai. Ed è quello che vi voglio far capire. Quindi la mia risposta a quel commento è sì, hai ragione, ma io lo so e lavoro ancora di più perché voglio raggiungere la persona che raggiungerò una volta che arrivo alla fine di questo percorso, anche se alla fine di questo percorso non ci sarà nessuno. Non è il risultato finale che è l'importante, ma è il percorso, è la persona che diventate grazie al percorso. Detto questo, penso di finire qua il rant. Non so se vi è piaciuto o no questo video, se state ancora guardando, magari sto parlando da solo alla telecamera, non lo so. Se vi è piaciuto, mi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, mi farebbe piacere sapere la vostra opinione. E buttate un like, ovviamente, perché lo sapete, quando voi ci mettete i like il video lo fa vedere YouTube, è l'algoritmo di 1 milione di linee, lo fa vedere a più gente, quindi arriverà a più gente come voi. Detto questo, io vi voglio incitare e motivare a dare sempre di più nella vostra vita, nell'allenamento, nella dieta. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao.